nuovo per la terza puntata e questa volta guardiamo lo stile dorso. Come primo esercizio possiamo fare gambe sul dorso continuate, una gamba alla volta, e braccia lungo i fianchi. Questo stile è l'unico che ci permette di stare con la testa rivolta verso l'alto, ma la respirazione comunque chiede coordinazione. Dopo aver messo le braccia lungo i fianchi possiamo tenere le braccia sotto la nuca per sentire il galleggiamento e l'assetto sull'acqua, e poi anche con le braccia davanti. Questo per capire l'assetto che dobbiamo tenere sull'acqua e poi anche molto simile al dorso, molto simile allo stile libero, il dorso richiede la rotazione del busto e quindi possiamo fare questo esercizio che si chiama esercizio di rollio, che fa alternare una spalla alla volta vicino al mento. Dopodiché, per inserire la bracciata, possiamo iniziare in alternato con un braccio alla volta, sempre molto simile allo stile libero. Quando il braccio esce deve essere preceduto dall'uscita della spalla. Quando invece il braccio e la mano entrano in acqua, bisogna flettere il gomito per far sì di prendere più acqua possibile. Tutti gli stili richiedono una fase di subacqua e quindi di apnea iniziale che abbiamo quando spingiamo dal muretto. La testa deve essere sempre ferma e guardare sempre in alto, e l'unica parte che si deve muovere è il busto, grazie al rollio appunto delle spalle. La respirazione è coordinativa e si coordina braccia e gambe come abbiamo fatto nello stile libero. Queste sono le tecniche basi per il dorso. Ciao, alla prossima!